Ciao a tutti, guardate lo schermo del mio computer. Al momento attuale sto vedendo dei globuli rossi di rana che sto osservando col mio kit Dipol. Ma il kit Dipol si utilizza con un telefono, non con il computer. Quindi quello che ho fatto è stato connettere il telefono al computer. E si può fare con sistemi gratuiti e integrati in ogni tipo di telefono o di computer. Vi faccio vedere quali. Per prima cosa, da Windows bisogna andare in Impostazioni. Poi dovete cliccare su Proiezione su questo PC. In questo caso l'app Schermo Wireless è già installata. Qualora non fosse presente, la potete sempre installare dalle Impostazioni, dove è disponibile gratuitamente. L'installazione richiede pochi minuti e dovete lasciare l'impostazione disponibile ovunque. A quel punto sul vostro telefono dovete soltanto avviare l'app Proiezione Wireless e accoppiare computer con telefono, cosa che avviene in automatico. Il Bluetooth, ricordatevi, deve restare attivato. Questo sistema, tra l'altro, può essere utilizzato anche direttamente con le lenti blips, nel senso che il telefono, vedete, in tempo reale trasmette le immagini sullo schermo del computer. Ho applicato una lente blips, Blips Macro Plus, ed ecco che ora in tempo reale posso vedere immagini macro, come ad esempio la mia impronta digitale, direttamente su uno schermo molto più grande. Dicevamo, il sistema è gratuito ed è integrato in ogni tipo di computer. Lo screen mirroring, questo è il nome tipico con cui si utilizza questo sistema di visualizzazione dello schermo del telefono sul computer, può avere anche altri nomi a seconda dei vari fornitori. Può essere ad esempio screencast, videocast, phone mirroring e così via. In ogni caso, una volta che avete attivato questo sistema, dovrebbe funzionare praticamente in automatico. Tenete sempre attivato la modalità e in pochi clic ecco che il sistema funziona. Su sistemi Mac, qui non ho un sistema Mac, quindi non vi posso far vedere, ma il sistema da utilizzare è altrettanto semplice. Tra iPhone e Mac la connessione può avvenire tramite cavo, che può essere USB o Lightning, e in quel caso basta utilizzare QuickTime Player. In automatico QuickTime riconosce il telefono e attivando la funzione si può utilizzare lo screen mirroring. Ci sono poi modalità che sono ancora più semplici, ad esempio quelle fra telefoni e computer della stessa marca. Io ad esempio ho un computer Huawei, non è questo, è un altro, e ho un telefono Huawei. Quando li connetto insieme col cavo, lo screen mirroring parte in automatico. Ci sono ovviamente anche delle app con cui si può fare questo tipo di lavoro, ma spesso non sono gratuite o hanno periodi di prova molto brevi e quindi non vi consiglio di usarle se proprio non ne trovate una con cui vi trovate particolarmente a vostro agio. In questo caso io sto usando l'app di Smo e questa può essere molto utile intanto perché si dispone in senso orizzontale sullo schermo e poi perché è ottimizzata per i nostri sistemi, nel senso che ha alcune funzioni che possono tornare molto utili come il blocco dell'autofocus o anche il conto alla rovescia prima di uno scatto. Se dovete far vedere quello che state osservando sul vostro telefono a tante persone, questo può essere un sistema molto comodo e molto rapido per utilizzare uno schermo grande e evitare che tutta la gente si disponga sopra il microscopio o alla lente, complicandovi così un po' la vita. Quindi spero di esservi stato d'aiuto. Per informazioni scrivete nei commenti.